Ma un progetto a cui noi teniamo molto perché è il primo progetto che esce dalla Commissione Futura, promosso dal professor Faccenda, che è appunto uno dei membri illustri del nostro, questo nostro tavolo di lavoro. Un progetto molto lungimirante perché potrebbe diventare appunto il primo velodromo della Toscana, del centro Italia, un punto di riferimento per la Federazione Nazionale, con la possibilità appunto di svolgere proprio dentro a questa struttura anche eventi mondiali e olimpiadi. Un progetto ambizioso perché è un'opera da tra i 18 e i 20 milioni di euro, posizionata già in una zona strategica da un punto di vista dei collegamenti. Abbiamo già tra le mani un progetto di fattibilità, quindi un progetto avanzato che si basa appunto su criteri già studiati e soprattutto sulla realizzazione di una struttura che non ha solo il fine di essere un luogo per il ciclismo su pista, che sappiamo che è la disciplina del ciclismo che più facilmente oggi forma i grandi campioni, ma che potrà essere una struttura polifunzionale, quindi un parterre a disposizione per tante altre attività sportive, per altre discipline, ma anche per grandi eventi e anche concerti o altre appunto attività che possono essere realizzate collateralmente, insieme poi a tutto un mondo legato alla medicina sportiva e a strutture appunto che possono sostenere a 360 gradi il mondo degli sportivi. Quindi un progetto molto ambizioso. Noi abbiamo candidato alla regione che ha diciamo, espresso la volontà nelle grandi opere Pegaso, è stato lo stesso Presidente Gianni a dirlo poco tempo fa, di realizzare un velodromo, quindi ci auguriamo che il Presidente prenda in considerazione questa nostra candidatura, visto che anche tutti gli esponenti del mondo del CONI, a partire dal più alto, dal Presidente Malagò, a scendere fino a tutto poi il mondo del ciclismo a livello nazionale e regionale, hanno sostenuto apertamente appunto questa nostra iniziativa, quindi ci auguriamo che ci sia una risposta positiva da parte della Regione. Progetto quindi già pronto, quindi si preannunciano anche tempi abbastanza brevi per poi iniziare il cantiere. Serve al finanziamento naturalmente, noi ci adopereremo al di là della possibilità importante, sarebbe anche un segnale importante da parte della Regione di un attivismo nel mondo dello sport e di un contributo finalmente anche nel territorio della provincia di Arezzo, che rispetto ad altre aree della Regione Toscana sono lasciate sempre un po' meno attenzionate, ma ci muoveremo anche nel cercare finanziamenti privati, perché questa è una struttura che dovrà avere una gestione in grado appunto di far circolare questa struttura e quindi di crearci intorno un business per tutta la città, e quindi stiamo percorrendo varie strade per cercare di avere questo finanziamento importante con qualcuno di lungimirante che veda in questa struttura veramente un punto di riferimento per il ciclismo nazionale e non solo, ma anche un'occasione importante per portare turismo sportivo all'interno della nostra città.